Ciao ragazze, rieccomi con un nuovo video. Questa volta sarà un video haul misto. Vi avevo scritto su Facebook se vi poteva interessare una haul abbigliamento, tutte le cosine insomma che ho acquistato low cost, vi dico la verità, al mercato o in altri negozietti che comunque non hanno insomma prezzi eccessivi. Tante di voi mi hanno risposto di sì, quindi eccomi qui a farvi vedere cosa ho comprato. In più vi faccio vedere la Sugar Box che mi è arrivata stamattina, quella di giugno. All'interno davvero dei prodotti interessanti e ve li volevo mostrare. E due acquisti che ho fatto da questa buona perché c'erano delle promozioni su alcuni prodotti e quindi ne ho approfittato. Allora, inizio subito con l'abbigliamento e vi faccio vedere cosa ho comprato. Allora, in un negozietto della mia città, perché è di Salerno Energy, lo potete trovare sia a Torrione che sul Corso di Cava, ho comprato questo, sarebbe un vestitino, però io lo metto a casacca. La particolarità è questo tipo collier con tutte queste pietre colorate, molto molto carino, che si può togliere così quando lo andate a lavare, insomma, non si rovina la collanina. Ed è un verde Tiffany molto molto bello e abbastanza elegante, mi piace tantissimo. Il tessuto è tipo seta, cioè ovviamente non è seta, però per farvi capire, quei tessuti belli morbidi. Bello, 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 l'ho pagata 14,90 mi pare, quindi comunque non ha neanche un prezzo eccessivo ed è molto molto bella. Ovviamente perché è alta e snella lo può indossare come vestito, però io lo indosso, insomma, lo indosso come casacca e mi piace comunque, è molto molto bella. Ed è uno. Poi al mercatino, dalla mia bancarella di fiducia da Peppe, ho comprato questo vestitino che mi avete visto anche nel tutorial colazione da Tiffany ed è fatto tipo giallo con il collettino di pizzo e porta tipo queste renne piccoline, i pois neri e i cuoricini piccolini rossi. È molto molto carino, dietro porta la chiusura con il bottoncino, la molla in vita ed è sempre di quei tessuti belli morbidi sul corpo e porta insomma questo elastico. Io la utilizzo sia come casacca che come vestitino perché è abbastanza lungo, cioè arriva sopra il ginocchio e quindi è mettibile per me. Quando invece lo indosso come casacca metto una cintura tipo di quelle a molla in vita e la copro con questo elastico qui perché si gira, insomma è abbastanza morbido e copro insomma la cintura e quindi lo faccio più corto. E questo l'ho pagato insomma 5 euro. Poi sempre da Peppe ho comprato quest'altra casacchina, cioè sarebbe un vestitino che sotto è in cotone e sopra sempre di questi tessuti morbidi. Porta il colletto fatto con delle borchiette tonde dorate. Insomma, la particolarità di questa maglia è questo colletto con le borchiette, è smanicata e porta insomma la fascia sotto in cotone. Dovrebbe essere tipo uno di quei vestitini a minigonna, però io lo indosso insomma come casacca perché insomma non me la posso permettere a minigonna, però è molto molto carino e l'ho preso come casacchina. L'ho presa come casacchina, c'era anche di altri colori, però il nero preferisco perché sfina la figura. Poi ho preso quest'altro vestitino di pizzo che indosso sia come casacca che come vestito, però come vestito dovrei comprare qualcosa sotto perché la fodera è trasparente, quindi è un po' immettibile ed è fatto trasparente, come potete vedere sopra, cioè su
proprio qui, insomma, si vede, insomma, la scollatura praticamente, e poi è fatto tipo di pizzo. Sotto porta questa fodera praticamente, che è trasparente, se voi volete metterlo come vestito. Quindi dovrei comprarci qualcosina sotto da mettere per coprire, ed è fatto tutto di pizzo. È molto molto carino, porta i bordini fatti di pizzo e il sopra, insomma, velato. Molto molto carino, secondo me, anche molto sexy, secondo me. E questo lo faceva in nero e in bianco, però io ovviamente l'ho preso nero, che poi secondo me il pizzo nero è anche molto più bello da vedere, sinceramente. So che non sarà mai pizzo, però comunque la fantasia è quella. Poi un'altra magliettina che ho preso l'altra settimana, tipo, perché ogni settimana questa bancarella praticamente porta novità, sempre a 5 euro. Ho preso questa qui, che è un vestitino, l'ho già indossato, con mia somma Giulia, mi va, oddio, perché è SM, ed è fatto con la manichina di pizzo nero. Poi porta tutte queste frangettine con le catenelle sia in oro che in argento. È fatto sempre praticamente con la molla qui, e dietro è fatto in questo modo, porta questa apertura, questa scollatura sulla schiena, molto molto carino. La cosa che mi piace particolarmente è il dietro, perché porta, vedete, tutto di pizzo è fatta, è molto 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 carina. Sinceramente mi piace. Ed è questa qui. Poi un altro acquisto sempre da Peppe a 5 euro è quest'altra casacchina fatta tutta con di borchiette dorate tonde in nero. Porta sempre il sotto tutto svolazzante, ed è fatta piena zeppa, insomma, di queste borchettine, molto molto luminosa come casacca. E col nero qua purtroppo ce ne manca una, ma non ce ne frega niente per quanto l'ho pagata. Ed è fatta, insomma, in questo modo. È bellina, io ci metto pure al limite la giacchetta sopra, fa un bel effetto, devo dire la verità. Sempre, insomma, a 5 euro, quindi molto molto carina. E come ultimi acquisti, insomma, d'abbigliamento, ho comprato queste due canottine di questa fantasia che va tantissimo quest'anno. Non so come chiamarla, fantasia tipo etnica, non lo so. E questa qui con il verde Tiffany, il rosa, il rosso, il verde e il nero, e queste qui costavano 3,50 euro. In realtà sono dei vestitini, perché come potete vedere sono belli lunghi, sono tipo quei vestitini a minigonne. Infatti mia sorella si è presa l'altra colorazione, però lo indossa, insomma, come vestitino, e l'ho presa questo qui, sempre 3,50 euro, e quest'altra colorazione che porta i colori fluo, c'è cioè il giallo fluo, l'arancione, il blu, il turchese, il verde petrolio. È molto molto carina, secondo me è bella estiva, sempre 3,50 euro. E insomma, questi sono i miei acquisti di abbigliamento, ve li volevo far vedere, se a qualcuno di voi poteva interessare pure per uno spunto, anche perché per dirvi che se andate, insomma, a vedere anche nei mercatini, qualcosa di interessante si trova sempre. Allora, adesso vi faccio vedere cosa ho preso da Acquestapone e cosa, insomma, ho trovato nella Sugar Box. Allora,
Inizio con acqua e sapone perché voglio dire sono giusto due cosine. Allora, la prima è, ve l'ho fatta vedere, vi ho fatto la foto e l'ho messa sia su Instagram che su Facebook. È la nuova terra della New York Color, la Big Bold, e l'ho presa perché la New York Color ha sempre avuto la terra, quella lì tipo a mosaico, però non mi è mai piaciuta perché virava molto sull'aranciato, non su quel mattone, quel color mattone un po' bruttino. Questa qui invece l'ho presa la tonalità più scura perché la più chiara sulla mia pelle non si vedeva proprio. È matte completamente, quindi è adatta per il contouring. Infatti ieri l'ho utilizzato questa ed è molto molto scrivente. Vi faccio vedere. Questo è il colore, come potete vedere non ha brillantini. Ovviamente poi potete insomma modulare il prodotto quante ne volete. Mi piace molto anche il finish, sinceramente, non mi aspettavo insomma che sul viso rende molto, magari swatchata non vi sembrerà un granché, però sul viso devo dire rende molto. E la vendeva a quel sapone, era un nuovo arrivo della New York Color insieme a dei matitoni labbra che francamente non mi piacevano. Sono quei matitoni labbra che ho anche della Mua, quelle là i Pimpa, Pit Pout, una roba del genere. Comunque i matitoni labbra Mua sono ottimi. Ce l'ho anche, li fa insomma, li fanno un sacco di marche, li fa Deborah, li fa la Maybelline, li fanno insomma un sacco di, li ha fatti anche la Wycon, se non sbaglio, sia per le labbra che per gli occhi. Comunque li fa un sacco di marchi, però la New York Color non mi piaceva perché erano trasparenti, non coloravano niente. Li ho anche sbocciati, quindi non ve li consiglio. Ho preferito, insomma, prendere tra i nuovi prodotti questa terra. Tra l'altro, ha una scadenza di 30 mesi ed è 17,1 grammi di prodotto. Se mi qua la mia è la colorazione 602 Metropolitan. Ed è insomma un nuovo arrivo, quindi se andate nelle vostre acque e saponi pen e sapone penso che la trovate, ve la straconsiglio per il prezzo che ha. Un altro acquisto che ho fatto d'acqua e sapone perché fino al 5 luglio, 5-6 luglio sta in sconto al 50% è l'acqua profumata per il corpo dell'Aquilina. Io ho preso dolcezza di frutti estivi ed è molto molto buona. Perché ama, io mi adoro perché me la sono spruzzata addosso. Perché ama insomma le profumazioni belle dolci, la straconsiglio. È 250 ml di prodotti ed ha un prezzo di 3,20 euro o 25. Un secondo, ma ancora. Scusate, 3,45 euro. Costava 6 euro e qualcosa. Comunque, per la confezione che ce n'è tantissima di prodotto, poi è molto comodo perché porta tipo questo spruzzino che lo potete riutilizzare, secondo me, anche per il mare, o un altro modo per riciclare il packaging di quest'acqua. E niente, aveva un sacco di gusti, quindi se andate a vedere trovate insomma vari gusti, c'erano i frutti di bosco, frutti tropicali, io ho preso questi qui, frutti estivi, dolcezza di frutti estivi. Perché amo comunque le fragranze molto dolci, però per chi ama le fragranze un po' più fresche, agrumate, c'erano anche quelle agli agrumi, quindi potete insomma andare a scegliere le varie profumazioni. E costa 3,45 euro. E questo insomma è la haul da acqua e sapone. Vi consiglio moltissimo la terra della New York Color perché mi ha lasciato davvero senza parole. Non vira all'aranciato ed è rarissimo perché la maggior parte delle terre sono poche quelle terre che comunque sono quel bel color marrone, mattone per fare il contouring, quindi straconsigliata. E mi piace anche perché comunque ha una scadenza bella prolungata, 30 mesi, a voglia che l'abbiamo finita. E adesso vi faccio vedere la Sugar Box di giugno che mi è arrivata stamattina con GLS. È molto carina la frase, praticamente c'è il testo della canzone di Jovanotti a te, che io adoro, molto molto carina. Poi ci hanno messo tipo questi inserti arancio fluo molto molto belli.
molto molto carina come cosa. L'unica pecca, secondo me, è che per leggere non leggo abbastanza bene cosa sta scritto, perché questo bianco con le scrittine arancio fluo, cioè tipo per i ciechi. Comunque, vabbè, qui fanno vedere, insomma, c'è tutto l'elenco dei prodotti, molto estiva come cosa, devo dire la verità. E loro, praticamente, quello che ho potuto vedere, hanno fatto tipo un kit estivo, molto molto carino, devo dire la verità, è completo. Adesso vi faccio vedere. Allora, poi c'è il foglietto dell'INCI, il classico foglietto che è presente in tutte le sugar box per chi interessa, insomma, l'INCI. Vi mettono tutti gli INCI dei prodotti che trovate all'interno della box e i prodotti, insomma, che non sono presenti nella lista, vi dice di vedere il prodotto stesso per quanto riguarda l'INCI. Quindi sono attenti anche per questo. Sono attenti, insomma, per i dettagli. Allora, mi hanno mandato due maschere dopo sole all'aloe vera della Planters, che servono per fissare e prolungare l'abbronzatura. Sono rinfrescanti, idratanti e lenitive. Sono molto contenta di queste maschere qui, perché io quando vado a mare tendo ad arrostirmi, nel vero senso della parola, arrostirmi tutta questa zona qui, e sembra che ho il naso, poi il naso soprattutto mi si fa tutto rosso e mi si screpola. Quindi quando andrò a mare, perché fino a poco tempo fa, cioè ieri c'era un vento freddo che faceva impressione e sabato ha diluviato, che Dio se ne è scordato. Quindi quando andrò a mare voglio provare queste due maschere qui per vedere come sono. Ho sentito ottime cose per quanto riguarda la Planters, quindi sono curiosa di provarle, nonostante il fatto che io non amo le maschere, però sono quelle lì fatte proprio con a faccetta, vedete, proprio la maschera non è a crema, che ve la dovete, insomma, applicare sul viso e tenere in posa per 5-10 minuti praticamente. Mi hanno mandato due maschere dopo sole. Sempre della Planters mi hanno mandato una crema dopo sole anti-età viso e corpo, sempre campioncino. Poi mi hanno mandato un deodorante BioClean con una delicata profumazione, adatto per chi ha una sudorazione, l'ho letto, per chi soffre di quelle sudorazioni, insomma, eccessive durante, insomma, il periodo estivo. È un deodorante apposito, ed è il BioClean. Non l'ho ancora provato perché stamattina l'ho ricevuta, vi farò sapere. Comunque l'odore sembra buono, tipo agrumato. No, è buono. Oh, vi farò sapere come mi trovo con questi prodottini qui. Poi, una piacevole sorpresa è stato l'olietto della Nuxe, perché qualche mese fa loro mi hanno mandato la versione classica, senza gli sbrillini dentro. Questa qui, come potete vedere, è dorata, è praticamente un olio che è adatto sia per il viso, corpo e capelli. Per i capelli, continuo a testarlo perché l'odore, ragazzi, è qualcosa di soave. Vi dico pure all'interno l'odore, perché mi hanno mandato anche il Deplian dell'olietto della Nuxe, che è il numero uno in Francia per quanto riguarda gli oli. No. Vediamo subito. Allora, all'interno, come profumazione, troviamo i fiori di arancio, fiori di arancio, arancia amara, rosa, mughetto, vaniglia, legno di cedro ed ambra. Comunque, ragazze, ha un odore estasiante, davvero, è qualcosa di fantastico. L'ho provato sia per il corpo che per i capelli. Per i capelli io consiglio di applicarlo, insomma, solo sulle punte secche. Io prima lo applicavo dalla radice e ho notato che comunque mi sporcava i capelli, mentre applicandolo soltanto sulle punte rende lucenti e morbidi i capelli e non mi sporca subito i capelli, e così farò per questo, anche se in verità preferisco utilizzarlo per il corpo, perché comunque all'interno porta tutti questi sbrillini dorati. E c'è, volevo leggere, insomma, il più naturale degli oli secchi sul mercato, 97,8% di ingredienti di origine naturale, 95% nella versione oro, cioè questa qui. Io ho anche quella classica perché l'ho trovata sempre nella Sugar Box in mini size.
E cosa dire? È adatto, vabbè, per le pelli secche, o ripara insomma i capelli spenti e secchi, e rende davvero la pelle più morbida e più liscia, perché sulla pelle è davvero una cosa fantastica. Oh, vabbè, qua poi vi dice come applicare l'olio sul viso, sul corpo e sui capelli. E questa, insomma, è la loro linea di prodotti. Io ho sia questo qui che questo, praticamente in versione piccolina, ed hanno un odore fantastico. Penso che se siete interessati a prendervi la box, questa qui estiva, dovete andare sul sito e vedere se ce l'hanno disponibile, ma mi pare di sì. Basta insomma chiedere anche ai contatti del sito della Sugarbox, che vi lascio giù nell'info box. Perché voglio dire, ha fatto davvero una bella selezione di prodotti, secondo me. Poi ho trovato questo rossetto della Revlon, il Revlon Color Stay Ultimate Suede, credo. Comunque è questo qui, ed è lo 010 Women's Wear. Ed è un rosa molto particolare. Ha un finish perlato. Adesso lo proviamo, che dice che dura 24 ore. È bellino. È molto bello comunque, ragazzi. Ovviamente non fate caso che non sono truccata sul viso e faccio alquanto cagare, però come colore è molto molto bello. Sembra tipo un nude. Ovviamente poi varia a seconda del colore delle labbra che voi insomma avete sotto. Comunque è molto molto bello. Adoro perché nella Sugarbox mettono sempre prodotti di make-up della Revlon, che comunque è un'ottima marca, e in ogni box loro mettono sempre un prodottino di make-up. Davvero sono contenta di questa cosa, anche perché io adoro la Revlon. Poi, come ultimo prodotto, questo qui è un full size, dove all'interno ho trovato anche una crema viso, pelle pura e grassa, è della Bijoubi. Faccio vedere la marca, ed è uno shampoo per capelli grassi e con forfora all'argilla bianca. Io non soffro insomma di forfora, però a volte ho i capelli grassi, e anche per, secondo me, è adatto per l'estate, per non far sporcare insomma subito i capelli con il sudore, le varie cose. Ed è un full size. L'odore è abbastanza buono perché all'interno c'è la lavanda. Poi basta che mi mettono la lavanda e io sono contenta, perché mi piace molto come fiore, credo sia. Comunque è molto profumato. Lo proveremo, ed è un, vi dico subito quanti ml è, ha una scadenza di 6 mesi ed è forse un 100 ml di prodotto, credo. Lo scopriremo. 250 ml di prodotto, non è testato sugli animali, stop ai test sugli animali, e praticamente hanno fatto anche il nickel test, praticamente, per quanto riguarda forse il fatto del piombo, robe di questo genere, credo. Dermatologicamente testato, non è testato sugli animali ed è un prodotto made in Italy. E niente, ragazze, questo è quello insomma che ho trovato nella Sugarbox. Questi sono stati i miei acquisti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi lascio giù nell'info box il sito della Sugarbox se siete interessate a questa box in particolare. E niente, io vi mando un forte bacio. Per chi non mi segue su Facebook, vi faccio vedere le mie unghie, che ho cambiato forma, l'ho fatta tipo mandorla, cioè tondo appuntita, e le ho fatte con i colori fluo che non si vedono, però le ho fatte. E niente, ragazze, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!